Concludiamo la serata con un piccolo cortometraggio realizzato dal gruppo Immagina di Roma, registrato qualche anno fa. Questo film si sconsiglia ai bambini. Io pure, non vedo l'ora di arrivare. Come faccio con te? Mi sento la stranità, la scuola è infinita, se mette pure sta geografia. Chiamate su, chiamate, non ce la faccio più. Andiamo verso il centro storico. Ok, allora andiamo. Andiamo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Andiamo verso il centro storico. Guarda che bello questo, spettacolare, guarda. Aspetta, aspetta, dove siamo? Guarda, se stiamo qui, no? Qui non c'è più questa strada. È vero, non c'è più. È vero. Dove andiamo adesso? Comunque si sono sbagliati perché la piazza era di là. E adesso? Un vecchio diario antico. Oggi il mio bellissimo bambino Clément è uscito a fare un giro e a comprare il latte. Quando è ritornato a casa, aveva in mano il latte, un pacco di caramelle che dice di aver ricevuto da un signore molto gentile. Questo fatto mi insospettisce un pochino. Ma se lì è chiuso, la piazza sarà di qua, no? Non gli diamo informazioni. No, no, no. Noi andiamo di là. E noi di là. Andiamo. Ma tanto la piazza si può di là. No, andiamo di là. No, di qua! Di là? No, di qua! Andiamo. È vero. Secondo me era meglio di là. Qui andiamo tipo nel vuoto. Ho una fame. Mi scusi signore, dove si trova la piazza? Forse sta male. Basta, non ne posso più. Vado a cercare il mio gruppo.
sta fermo! Sta fermo! Oggi Clemane è uscito ed è già da un bel po' che non torna. Io sono preoccupata. Aveva detto di avere un appuntamento con il signore che gli aveva dato le caramelle. Dopo vado a cercarlo e se non lo trovo chiamerò la polizia. Scusi, sa dirci dove è la piazza? Vabbè, non rispondi. Signore, sta bene? Non c'è niente. Ma questa non c'è. Più. Dove sono finiti? Mi scusi signore, mi sa dire dov'è la piazza? Perché non risponde? Poi con questa canzone perché non risponde? Andiamo, arrivederci. Clemant non è tornato e non l'ho nemmeno trovato. Non ho chiuso occhio questa notte e sono distrutta. Sono così preoccupata. Nella città sono stati rapiti anche altri bambini. È un incubo. Penso che il signore delle caramelle c'entri qualcosa con questa storia. Sono persa, ma come rifaccio a ritrovare la strada? E questo? È un diario. E cosa c'è scritto? Domenica 26 giugno 1856. Oggi sono scomparsi tutti i bambini. Spariscono entrando nei locali e si dissolvono in nebbia. Spariscono entrando nei locali e si dissolvono nella nebbia. I pochi bambini che rimangono restano con i genitori, ma spariscono con loro. Mio marito non dice più niente. Basta, scrivere questo diario mi mette malinconia e sento la mancanza di Clemant. E sento la mancanza di Clemant. Io non userò mai più un diario. Io non userò mai più. Scrivere il diario. Scrivere il diario mi fa ricordare tutto quello che è successo. Voglio morire.